Gli unboxing qualificanti, gli unboxing qualificanti, gli unboxing qualificanti. Allora iniziamo con i dati di Prime, anche di qua. Vabbè. Allora, io devo chiederglielo. Ma da dove arriva questo pacco? Io lo chiedo perché a volte non vorrei che ci fosse la... So che lei trolla, no? Lei è un gran trollone. Almeno così mi dicono altri canali, che lei è sempre molto... Molto simpatico. Dipende, vabbè. Allora, direi che non ci sono dubbi che è un altro arrivo dal nostro amico Giuseppe. Adesso vedrete che bello. Eccolo. Posti italiani. No. Però c'è da fare una premessa su questo soggetto. Attenzione. Allora. Effettivamente, bisogna ammetterlo, ultimamente dalla Cina il Covid, non Covid, esatto. Una volta Asso ha applicato... No, vabbè, il trituramento di coglioni, perché diciamo anche il trituramento. Ah, cioè due scatole sono arrivate triturate. Sì, no, le scatole triturate, fortunatamente, che non hanno ad oggi compromesso, tranne però il pezzo... Che anche se la scatola era integra, ancora stiamo aspettando che ci sia che il cambio. Ah, che pezzo era? L'ala che ben tirato fuori, che era già così. Ma se te me lo davi, provavo a... Orca troia, ancora a dire ste su, ste mi piace. Scusi, se ho sistemato il cazzo. Ma a me le robe sistemate non mi va bene. Vabbè, ma chi se ne frega? Allora, una prova anche per questo fare degli esperimenti. Doveva essere qua già da qualche mese, da uno o due mesi. Ma sei sicuri che è lui? È lui? Sì, è lui. Sei uno 004? Con un, MNQ davanti, sì. Ma lei cosa fa? Spoiler? No. Tanto lo sa, nessuno sa a cosa mi sto riferendo. No, così. Infatti. Solo che, seguendo negli scorsi mesi il tracciamento, sembra che abbia fatto i quattro cantoni della Cina in mega tour. Cioè neanche il Giro d'Italia. Quindi è a rischio. Sì. O in Cina hanno debellato il Covid. In Cina sono messi molto meglio di noi. Ok. Come quarantena, queste gli angolari ha uno strano odore di depertificazione di Cina. Uno strano odore di Cina, no? Di no. Beh, comunque, dai, il simbolo è inequivocabile. È il moto nucleare. Oh no, ma solo che doveva essere, è inequivocabile che doveva essere qua almeno un mese e mezzo, sì, due mesi fa. È un po' in ritardo. Beh, però. A me non è che interessi assolutamente, anzi, però. Beh, però. Uno si preoccupa. Ha fatto 300.000 giri e poi è tornato indietro. È tornato indietro e l'ha rispedito. E quando l'hanno rispedito, dopo ti ha messo anche poco, cioè ti ha messo credo 15 giorni. 10 giorni. No, però il record ce l'abbiamo con quella scatola, con quello pacco là, Hai visto quanto ci ha messo? No, vabbè, sì, quanto poco. Sì. È stato... Eccolo. Ah, 04, non 004, scusate. MNQ 04. Abbiamo bisogno di pluriball, sì, per portare a casa delle cose. Tengo, metto mi dia che io... Ecco qua. Sacco preso anche la scossa. Vado. Ecco le dita. Allora, è lui. Ragazzi. È questo. Ecco, questo qui è un altro di quegli oggetti che chiederete. Ma lei, Asso... L'ha preso questo qui. Ma la gente ormai non lo chiede più. No, come lo 03. No, se sei me lo chiede, però. Anche da altri unboxing che non so se avremmo già fatto vedere o meno. La gente sa che certe cose che uno dovrebbe proprio veramente inficcarsi senza tanti patemi. Ma lo sa che io... Invece cose che uno non ci aspetterebbe mai. Dice, vabbè, non ha preso questo, questo e quest'altro, quello manco. No, invece di altre cose. Invece. Mamma mia. Vabbè. Però... Attenzione, vuole mai. Eccolo qua, è lui, attenzione, bello, sono già carico. C'è anche un 18 più, Cos'è? Non vorrei che avesse... Ai. Che questo presentasse un padullo. Aspetti che mi allontano, glielo lascio tutta lei, guardi. No, perché 18 più cosa vuoi che ci sia? So che lei si diverte con certe cose. No. Quindi glielo lascio tutto, glielo. Non faccio ironie perché io vedo il Gurren Lagann lì senza trivellone. E tutte le volte mi preoccupo. Dov'è? È vero, è qua. Beh, vabbè, metti il gallone, ho le prove che è inscatolato, vabbè. Comunque, poi, così ce l'hai. Va bene. Comunque lui, allora, non ci faccia vedere un po' di scatola? Ok. Allora, a me piace vedere i piloti, sa che sono scrausi come... Questo non assomiglia a me. No, questo è Devil May Cry. Questo qui è The Video Game.
Sembra Devil May Cry. Ma no? Assomigliano tutti, i cinesi li fanno tutti così, i giapponesi li fanno tutti così. Allora, vediamolo, è lui, aspetti che c'è. Guardiamo che lei ha i dubbi su tutto il metallo del frame che questi hanno. No, questi soggetti qui sono meravigliosi. Linea. Sono di una bellezza clamorosa. Però, la domanda è, attenzione, considerato come colorato, considerato le sue forme e la sua estetica. Aia, qui ha subito un po' vabbè, però niente. Riuscirà ad imporsi come best motor nuclear ad oggi? No, la domanda non è questa. No. No. La domanda è un'altra. Cari amici, siccome non abbiamo più spazio, avete voi un appartamentino, un garagino per riuscire a mettere... no, veramente, qui bisogna che facciamo una, come si dice, un crowdfunding, si chiama così? Esatto. Un crowdfunding a favore del Viper e di Asso. A ordinare, unboxare, recensire e tutti questi soggetti. Tutte queste bellezze. Dobbiamo fare un crowdfunding, un Patreon per... acquistare un garage. Oste, guarda un po' le effect pack. Guarda. Madonna, quanti sono? Una galera. Vediamo se qua si sono sprecati. E questa, la spada, ecco, queste sono le cose che piacciono a lei. Lo spadone gigante, vediamo. Sì, sempre il foglio a colori, sono... abbastanza colorato, bello. Si capisce tutto, tutto chiarissimo. Forse in inglese meglio. Sì, perfetto. Direi che non ci sono effect parts qui. Direi che vado di là a collegarmi nei video cinesi per vedere come sarà la sample. Anche qui, vabbè. A quanto posare, dovremmo avere un bel fiocinatura di sì. Di robe. Basta, con me ci sono tutti quegli affari. Ma per sostenere cosa? Allora l'ho studiato stavolta. Sì, no, me lo so studiato, ma studiato, no, però non mi sembra. Non abbiamo visto. Ah, no, ho capito, è per tenere sulle spade, sì. Come volevo farle fare con ecco. Anche qui, quindi, sì, vitine, cose, ma ci penso io, ti danno anche il coso. Ecco, fermi. Troppo riflesso? Non si capisce niente. Ostia, ma guarda un po' qui davanti, nelle ginocchia. Che lame. Che lame rotante. Cioè, sono lame, no? Mi sembra. Sono enormi. Lei è mai stato al quartiere Lame? No. Ah, no. È vero. A Bologna non è neanche abbastanza in centro. No, ma forse sono stato, ma non inconsciamente. Inconsciamente. Allora, vediamo subito le spade. Beh. Allora, effettivamente possiede qualche spada. Cazzo, ma ne ha 6? Quanti ha? 3-3-6? 3-6 più quella grande, a 7. A secco proprio, 3-3-6-1-7, poi sotto chissà che cazzo c'è ancora. Sono i portaspade? No, non sono in metallo. Tutto plastica, vabbè, sono bellissime. Sì, i colori, chiaro, nero, dorato, eccetera. Comunque adesso mi ricordo cosa servono i braccini, a tenere le spade in maniera ficcante, diciamo. Pronti? Aspetti, Aspetti che io mi guardo qualche particolare. La testa, ok. Sì. Occhi sempre semi nascosti. Sì, però sono sempre simili, sempre. Bisogna che il designer si inventasse qualcosa, vabbè. Forse perché non c'è un designer serio dietro la serie di questi. Forse sì. No, non che non sia brutto, però si ripete un po' troppo il tutto. Allora, primo impatto, vediamo. Primo impatto manca un pezzo. Ah, no, ecco qua. Che cosa manca? No, era partito un gonnellino. Sì. Un primo impatto. Un paracolpi laterale. Allora, è strano. Anch'io, sì, è strano, sì. È strano perché c'è un grigio che hanno scelto di fare, grigio plasticoso. Lo sai come l'ho definito io? Il grigio sensei. Quello che usa il sensei quando deve verniciare. Quando deve rovinare dei perfect grade. Dei perfect, quando mi sentirà si incazzerà, ma me ne frega. Allora, è il famoso grigio che io odio. Che non mi piace, però. Ma non è tanto il grigio come male, sì. Tono, è quanto proprio il fatto di com'è. Perché il resto, questo nero perlato, nero metallizzato, scusate. Sì. È metallizzato o è lucido? Sì, è lucido, ma metallizzato con quel. Sì. È strano, devo interpretarlo. Devo capire. Sì, però se non lo faceva grigio, come l'avrebbe fatto? Argento. Argento sarebbe stato un po' pesantino forse. Un po' troppo scesso. Sì, invece il grigio così è un po' meno... Cioè, deve fare l'effetto contrario rispetto al lucido del nero. Il grigio bisogna un po'... vederlo un po' assemblato. Sì, un po' assemblato, certo. Così non si riesce a avere un reale...
anche nelle braccia, vedi, ha lo stesso grigino qua negli avambracci, nella parte alta. Attenzione, e se no l'avessero fatto proprio bianco? Completamente bianco. Bianco, solamente queste pezze sì, sì. Grigio. Forse, chi lo sa? Forse avrebbe scassato di più, però chi lo sa? Chi lo sa? Però, perché io l'ho messo così, ma... Ah, vabbè. Sì, sembrava mancasse un pezzo. Va impilato. Poi dovrebbe saperlo, ne abbiamo appena impilato un altro, scusi. Io la impilo, bello comunque nelle spalle, sì. Tutti questi effetti, ornamentucoli. Sì. Ovviamente giusto per far male, ovviamente sempre di più. Sembrano artigli, no? Artigli appoggiati. E le famose... Ecco, questo è il pezzo forte. Allora, il pezzo forte sì. Per asso. Per me. Siedo perché ormai... Il backpack. Quasi abbiamo lavorato troppo. Già. Beh, oggi ci abbiamo dato abbastanza. I nostri amici non lo sanno, ma ci siamo impegnati a sto giro. Ostia, di metallo lì? Qui. Okay. Questo no, qui. Ah, ok. Ah, sì, questo è in plastica. Okay. Mettiamo le ali. Allora, non so quanto peserà alla fine il bamboccio, tutto assieme. Ma vedete aprire le ali che si aprono a dita, tipo dita che si allargano. E ci dovrebbero essere degli effetti azzurrati o verdi, verde acqua. Bello. Tiri. Ah no, così si sfilano per l'effetto pazzo, ok? Aspetti, No, forse no. Si apre solo... No, si dovrebbe aprire tutto. Forse c'è uno scattino da fare. Ecco. C'ho tutte aperte con quella luminosità. Guarda, ma l'effetto pazzo quindi dove andrebbero? Qua? Al posto di quelle punte lì, credo, sì. Non so se mi ficca... Boh, dovrò guardarci dei video. Io lo lascerei così, senza l'effect parts, ti dico la verità. Vabbè, però dopo lo vedremo. Cioè, devo vederle sia senza con effect parts. Sì. Comunque sono quattro ste parti di ali. Quattro, E un altro, quindi avremo in collezione un altro quattro ali. No, queste sono insieme però, non sono... Ah, vabbè. Okay. Queste sono attaccate, sono a due a due, quindi... Sì, ma lei discrimina la solita base, senza i faretti rompicazzo, fortunatamente. Ah, non ci sono i faretti qui, pensavo ci fossero. Fortunatamente. Pensavo perché erano... I reggi cazzulli. Sì. Beh, comunque insomma, è da vedere perché secondo me è un po' come il 3, quello dragonoso. Sì, per sì. Scoprire effettivamente la sua potenzialità va scoperto. Volevo farvi vedere anche il solito pezzo forte, sì. Che per me sapete sempre qual è. Io sono preoccupato perché queste basette sono sempre più grandi. Io non vorrei che ci arrivasse un accertamento IMU. Ho detto la cazzata, vabbè. No, ma è vero perché quando diciamo di se uno si piglia un garage, no? Ma anche già. Solo quanto devi pagare sempre poi di IMU, la tassa rifiuti. Anche quella. No, vabbè, l'IMU almeno la fai passare prima a casa, se sei fortunato. Se sei fortunato. No, se non è un altro garage poi, Attenzione. Allora, ecco. Però le fette sono belline, sono arancione. Sì, no, ma è per quello che dico. Molto acceso, molto successoso. Bisognerà vedere perché sono tante, cioè c'è da. Però. Lei mi scivoli fuori lo spadone, che mi sembra tanta roba. Volevo riuscirci senza spaccare. Da sotto, spingi in alto. Ecco, da sotto. Qua che c'hai il fermacolo. Ce l'abbiamo. Allora, questo vede. Porca boia. Vacca trove. Si apre, no? Quello si sfila? No. Come no? Cioè sì. Quello si sfila? Ma sì, quello fa da porta. Ti dici che... No, non... Ah, si apre in due forse. Si apre... Sì, si apre. Si defalca. Le devo spiegare sempre tutto. La facciamo più sveglia però, Sveglia, soprattutto. Sì. Si apre. No, ma io scusa. Queste cose cinesi devo sempre verificare perché non sai mai se stai avendo te un'idea balzana. Ma io ci guardi, io allora non mi ricordo tutto, ma sa che io passo tutte le notti insonni, bellissima. Stavo sentendo se questo no, non è metallo, però è un po' più fresco. Non credo sia metallo, però è bellissima. Forse la parte no. Comunque, questa è un po' mista, cioè non è più come piace a lei, più metà tra spada e sciabola. Sì. Spada alla barda. La metta per così che si deve... Ecco, anche un bel drago, vede? Bella, bellissima.
Vado, ragazzi, spettacolo. Questi sono i punti forti, secondo me, di questi motori nucleari. Hanno sempre queste armi. Sono molto, molto ricercate, sì, molto ben rifinite, molto... Quindi, bello. Che devo dire? Alla luce di quanto osservato, sì. Si sente depiatificato o devinchiato? O devinchiato. O calavinchiato? Forse un po' calavinchiato, perché io mi sto precludendo delle gioie, non prendendo certi soggetti, porco giuro. Non acquistando un garage. Eh già. E quindi... No, però c'è il crowdfunding che potrebbe salvarmi, salvarci. Tutti, anche gli spettatori. Lei vorrebbe farmi credere che ha lo spazio per mettere questi qui. Lei o mi smonta gli altri due, lei ha tutti e quattro, no? Li ha presi tutti. Devo ancora montare il secondo, è quello il problema. Ahia. Sì, perché lei aveva già... Ma lo spazio ci sarebbe, il problema è che adesso è stato un attimo colonizzato dai fumetti recentemente. Quindi... No, male. Ma i fumetti possono anche essere un attimo... Un attimo quando li ho letti. No, imbucati, cioè da qualche... messi dentro... Non ha vista, cioè nel senso quando che... Non li ho letti, quando sì. Non li ho letti li posso mettere via, certo. Certo. Vabbè. Ma lei deve leggere tutto prima. Tutto. Bene. Cari amici, diteci cosa ne pensate, magari qualcuno di voi ce l'ha già sicuramente. Io in tanti. Ecco, diteci che location siete riusciti con o senza crowdfunding a farvi così. Farvi concedere. Faccio sì, perché qui veramente se uno ha già un po' di collezione come abbiamo noi e presumo anche voi, aggiungere quattro di questi pezzi grossi qui, pezzi forti... Socca da cagare. Vabbè. Va bene, lo andremo a recensire come le altre cose. Ne abbiamo appena finito uno, ecco che se ne deve recensire un altro. Esatto. E saranno altri ca voli da cagare. Non dica, ecco. E ringraziamo ovviamente Show Z, nonostante insomma, i turchi l'ha fatto fare, ma insomma non abbiamo fretta. Nothing shocking. E sempre non mi muoio. Unboxing.